Bratti. Provi, onorevole Bratti. Onorevole Bratti non riesce, ma se c'è qualcosa nel dispositivo lo tolga, onorevole. No, non la tessera, ecco, l'unica cosa che forse non era il caso di togliere. Ci siamo? Onorevole Rubinato nel frattempo ha votato. Bene, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.3, Daniele Farina, è scritto a parlare il deputato Palese. Così mi è stato detto, onorevole Palese. Onorevole Santelli, mi scusi. Onorevole Santelli, prego. Grazie Presidente. L'emendamento del collega Farina pone in realtà un problema tecnico abbastanza delicato, che è quello della sovrapposizione dei due giudizi di separazione e di divorzio. Il tema però, sostanzialmente, cercando di far sì che nel momento in cui pende il giudizio di separazione, è dinanzi al medesimo giudice della separazione che viene instaurato il giudizio di divorzio. Il tema diventa però estremamente delicato. Io vorrei sottolineare questo al collega Farina e agli altri colleghi che hanno presentato l'emendamento. Comprendo che apparentemente potrebbe sembrare un'abbreviazione di tempi. In realtà, essendo le domande completamente diverse e i presupposti della separazione e del divorzio completamente diversi, non è possibile, non è praticabile una completa riconversione delle domande. Pertanto è assolutamente necessario pervenire comunque ad una sentenza di separazione ed innestare una diversa sentenza, una diversa richiesta di divorzio. Le ricordo oltretutto che comunque il divorzio in ogni caso avverrebbe alla prima udienza utile. Grazie. Grazie, onorevole Santelli. Onorevole Palmieri, a titolo personale, prego. Grazie Presidente, per confermare anche il mio voto contrario a questo emendamento che dal mio punto di vista è un peggioramento della situazione e per portare alla riflessione dell'Aula il fatto che non è che la difesa della famiglia sia una questione che riguarda i cattolici, forse può aiutare a essere cattolici, ma il punto è che la famiglia non l'ha inventata la Chiesa. Aristotele, adesso qui rubo la parte al collega Buttiglione, nel primo libro della Politica parla appunto della famiglia formata dall'uomo e dalla donna e con i figli come la cellula primordiale della comunità. Allora da questo punto di vista, ripeto, pur nel rispetto di tutte le situazioni personali, il legislatore è chiamato a guardare l'interesse generale.